Vi racconto una favola. Poco tempo fa mi ha scritto Dario Zamperin. Mi ha mandato questo messaggio via Facebook. È il mio compleanno e per il mio compleanno ho questo desiderio. Voglio mandare una piccola donazione ai bambini palestinesi. Ho accettato la donazione, però chiaramente non poteva cambiare la vita dei bambini palestinesi e di quanti bambini palestinesi. Così ci siamo sedute insieme ad alcuni bambini con i quali facciamo i workshop e abbiamo chiesto che cosa desiderassero, perché mi aveva scritto un Babbo Natale. Tutti i bambini hanno risposto: vogliamo uscire dal nostro villaggio e fare una gita, vedere qualcosa della Palestina. Non conoscono nulla della Palestina, non conoscono Jenin, non conoscono Ramallah, non conoscono Nablus, nonostante vivano nella zona di Nablus. Così oggi abbiamo realizzato questa favola. Abbiamo affittato un bus, un piccolo bus, e portiamo i bambini in gita. Mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sembra di morire. معناها أغسطس هو إمبراطور روما. لما إمبراطور روما أجا لزيارته للشرق، زيارته للشرق كان يحكم فلسطين ملك اسمه هيرودس العظيم، كان هذا صديق كثير لأغسطس. الصابون المزيدة نفس الشيء، زي ما نطبخ الرز ونحن نطبخهم تحتيها نار وهي القدرة وهي الزيت.